Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Dopo la preparazione del deodorante Stick Dove, oggi vado a riprodurre, vado a fare il deodorante spray, il deodorante ispirato al Borotalco Roberts. Quindi vedete, l'ho finito, questa è un'altra versione che io faccio ormai da tantissimi anni e quindi adesso vado a riprodurre anche quest'altra versione spray. E ne faccio anche un'altra versione, la versione in crema, quindi utilizzo sia il deodorante appunto come vedete in stick, sia il deodorante spray e sia il deodorante in crema in base ai vari periodi dell'anno. Magari in estate prediligo più questo in spray, è più comodo, più pratico per me. Mentre magari in inverno mi piace più utilizzare questo in stick oppure quello in crema, perché mi tiene anche la pelle più idratata. Quindi vi lascio subito alla preparazione di questo nuovo deodorante in spray. Eccoci qui. Quindi cominciamo la preparazione del nostro deodorante spray Borotalco. E quindi cominciamo aggiungendo dell'acqua demineralizzata, 90 grammi. Alla quale aggiungo anche 5 grammi di bicarbonato di sodio. Questa appunto è la soluzione base del nostro deodorante. Ma io voglio arricchirlo con della glicerina, quindi aggiungerò della glicerina per tenere anche la pelle idratata, specie dopo la ceretta o magari l'esposizione al sole. E quindi la glicerina ci tiene la pelle ben idratata. Stesso effetto ce lo darà anche il gel d'aloe vera, che è veramente un portento. Quindi vado a creare proprio un deodorante che non irrita per nulla la pelle, anzi la nutre. E l'olio essenziale di menta dà quel tocco antibatterico in più. A questo punto aggiungo la fragranza Borotalco, appunto darà la tipica profumazione del Borotalco Roberts. A me piace che si senta molto, poi è a discrezione. Quindi mescoliamo e a questo punto siamo pronti per travasarlo nel nostro contenitore, mi raccomando, ben pulito e asciutto. Quindi versiamo la nostra soluzione nel contenitore, mescoliamo ancora per eliminare eventuali grumi. Mescoliamo per bene il nostro deodorante, è pronto, non c'è nulla di più semplice e potete realizzarlo tutti quanti. Davvero tante soddisfazioni, un deodorante come non ce ne sono in commercio, cioè alla fine è semplicissimo realizzarlo con pochissimi ingredienti. Il profumo è buonissimo.
Quindi un deodorante naturale, sicuro ed efficace. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!